Salve a tutti e ben ritrovati con il nostro terzo appuntamento sul mondo Erasmus. Come già spiegato nei precedenti video, esistono diverse tipologie di Erasmus. Tra questi figurano i training course, attività molto simili agli scambi spiegati nel precedente video, ma che differiscono da questi principalmente per due cose. La prima è il target d'età, in quanto negli scambi è molto più giovane. La seconda è il tipo di attività svolta. A mio parere consiglio di fare un training quando magari vorreste affinare le vostre conoscenze, le vostre soft skills su relative tematiche, magari sull'imprenditoria giovanile piuttosto che sulla business economy o sulle attività che vertono sul sociale, perché potrebbero essere comunque delle valide opportunità anche per la vostra carriera lavorativa successiva al progetto. Anche qui, come negli Youth Exchange, verrete rimborsati dopo il progetto al 100% del costo del travel plan, e vitto e alloggio sono garantiti dall'associazione ospitante. Quindi cosa aspettate? I prossimi potreste essere voi.